Dottoressa Pietraniera, mi sente? Chiedo scusa, ma non si era avviato l'audio. Ok, allora Allora. direi di avviare la registrazione, lo streaming e procedere con l'appello per iniziare la seduta di Benissimo. consiglio. Grazie. Quindi procedo con la seduta del Consiglio del 15 luglio con l'appello. Apicella Vincenzo. Presente. Alba Daniele. Buongiorno, presente. Benassi Claudia. Bo Buongiorno, presente. Buongiorno. Roberta. Bo Roberta. La vedo ma non la sento. La richiamo più tardi. Carrà Teresa. Buongiorno a tutti, presente. Ciglio Enrico. Sta provando a collegarsi, Ciglio. Allora, per il momento lo metto assente, quando riuscirà ad entrare lo metterò presente. Cremona Franco. Cremona Franco. Assente. Davoglio Roberto. Presente. Delpino Lara. Presente. Frassoni Alessandro. Presente. Grazie. Gatti Paola. Gatti Paola. Assente. Inguglia Giovanni Battista. Presente. Presente. Luca Grossi Claudio. Grazie. Macri Giuseppe. Buongiorno a tutti, presente. Nicolosi Rosaria. Nicolosi Rosaria. Assente. Pasquarella Emilio. Ha detto presente, dottoressa, non assente. Ma non si è sentito nulla. Nicolosi Rosaria. Essa? Ora Adesso si sente, Nicolosi. si sente, grazie, grazie. Prego. Pasquarella Emilio. Presente. Passadore Lorenzo. Presente. Piedemonte Dario. Presente, buongiorno a tutti. Pirovano Mauro. Buongiorno, presente. Porrini Maurizio. Presente, buongiorno. Scarfogliero Cristina. Presente. Soggiu Giuseppe. Presente. Torretta Lucina. Torretta Lucina. Assente. Provo a richiamare Bo Roberta. Grazie. Presente. Un attimo, Franco Cremona ieri mi ha chiamato giustificandosi che purtroppo dove si trova non riesce a collegarsi, pertanto giustificato. Consigliera Picella. Io avevo problemi di connessione dove mi trovo, non so se potrò dopo rispondere a tutte le chiamate. Sono presenti 19 consiglieri. Prego, Grazie. Presidente, per gli scrutatori. Grazie, dottoressa. Allora, Macri, Porrini, Scarfogliero. Ok. Allora, prima di passare agli ordini del giorno del Consiglio odierno, ci sono due espressioni di sentimento da parte del Movimento 5 Stelle.
Quindi lascerei la parola alla consigliera, al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lara Delpino, per l'espressione di sentimento, che formulerai tutte e due insieme nello stesso intervento. Grazie, prego, consigliera. Bene, grazie. Allora, con la prima, come gruppo Movimento 5 Stelle, sentiamo di voler esprimere una forte delusione per la scelta intrapresa da dei consiglieri municipali di proseguire il mandato attraverso una nuova lista, anziché dimettersi dal loro incarico e ancor più mantenendo cariche e nomine ricevute grazie al Movimento 5 Stelle e agli elettori che hanno creduto in loro. In merito a tutto ciò, riteniamo che siano stati traditi e disattesi gli impegni presi con i cittadini e con la lista primaria di appartenenza, il Movimento 5 Stelle, Può esserci una cosa perché che proprio grazie ad essa hanno avuto la Scusa un attimo, possibilità. Pietra Nera si sente parlare lei, Pietra Nera, e non si sente la Delpino, chiedo scusa. Ricominciare, Delpino, grazie. Ah, comincio. Okay, vabbè, tanto è breve, brevissimo. Allora, come gruppo Movimento 5 Stelle sentiamo di voler esprimere una forte delusione per la scelta intrapresa da due consiglieri municipali di proseguire il mandato attraverso una nuova lista anziché dimettersi dal loro incarico e ancor più mantenendo cariche e nomine ricevute grazie al Movimento 5 Stelle e agli elettori che hanno creduto in loro. In merito a tutto ciò riteniamo che siano stati traditi e disattesi gli impegni presi con i cittadini e con la lista primaria di appartenenza del Movimento 5 Stelle, perché proprio grazie ad essa hanno avuto la possibilità di proporsi ed essere stati eletti. Pertanto, chiediamo un'ampia, umile riflessione che porti loro alla valutazione di consegnare le dimissioni almeno dalla carica di vicepresidente del Consiglio e perché no, da consiglieri municipali. Espressione numero 2. Durante il consiglio comunale del 6 luglio scorso, attraverso un 54 di un nostro consigliere comunale, venivano ampiamente evidenziate le forti criticità generali e soprattutto le gravità strutturali emerse attraverso due recenti sopralluoghi dei vigili del fuoco riguardo la scarpata sovrastante l'area scelta per far sorgere il nuovo tempio crematorio. In risposta al medesimo articolo 54, più nello specifico riguardo l'intervento di messa in sicurezza effettuato dai vigili del fuoco, il vice sindaco dichiara: ho segnalato questo agli uffici preposti, in particolare ho scritto all'ingegnere Grassano, il quale prontamente il giorno dopo è andato a fare un sopralluogo. Questo sì, molto dettagliato, non approssimativo e superficiale come quello fatto dai vigili del fuoco. In merito a queste gravi dichiarazioni del vice sindaco rivolte nei confronti dei vigili del fuoco, a cui portiamo la nostra massima solidarietà, riteniamo sia doveroso quanto prima un puntuale riscontro attraverso scuse pubbliche e la seria valutazione per un passo indietro dall'alta carica di vice sindaco. Finito. Grazie consigliera. Non ci sono prenotazioni riguardo quindi possibili interventi sulle espressioni di sentimento. È entrato in questo momento però il consigliere Ciglio, quindi chiedo alla segreteria di segnarlo presente se vuole anche. Sono presente anch'io, Torretta, grazie Presidente. Torretta e Ciglio. Allora, io invece voglio collegarmi però all'ultima espressione di sentimento fatta, penso di parlare a nome di tutto il Consiglio, nel senso che è evidente che la professionalità dei Vigili del Fuoco e le loro competenze non possono e non devono essere messe in discussione, e tantomeno io penso che tutti i consiglieri di questo municipio siano pienamente consapevoli dell'importanza che ha questo corpo e della professionalità che caratterizza le persone che vi fanno parte. Volevo quindi sottolineare, insomma, questa
questo aspetto decisamente importante. Prego, consigliere Scarfogliero. Suo intervento, io vorrei anche che fosse chiaro che l'ingegner Grassano, il geometra Grassano, è una vita che fa questo lavoro e non metto in dubbio che quello che abbia detto lui sia contro quello che è stato detto ai vigili del fuoco. Onestamente, se dobbiamo mettere le competenze, non stiamo parlando dell'ultima ruota del carro che è andata a vedere. Nessuno, consigliere Scarfogliero, però l'intervento è giusto, però visto che è stato citato anche chi ha fatto il sopralluogo successivo, però, se si deve fare solidarietà con un gruppo... Scusate, consigliere Scarfogliero, ma è completamente fuori luogo l'intervento. No. Io mi riferivo, non è una discussione da bar, io ho chiesto di sentimento. Dottoressa Pietranera, per favore. Allora, Presidente, ho chiesto se qualcuno in chat volesse intervenire. Lei non si è prenotata. Io ho fatto l'intervento come da regolamento, come previsto. Dottoressa Pietranera, io non ho la possibilità di controllare l'audio, quindi io la pregherei di chiudere l'audio. Mozione d'ordine. Voglio fare una mozione d'ordine. Allora, il regolamento prevede un intervento da parte di uno per gruppo consigliare. Una mozione d'ordine. Mozione d'ordine. Prego, consigliera Scarfogliero. Mozione d'ordine, prego. Presidente, prima di parlare a tuo nome di tutto il Consiglio, chiedo al Consiglio se è d'accordo la prossima volta. La ringrazio. Grazie consigliera. Allora, quindi parlo a nome del presidente del municipio dicendo e ribadendo il concetto che ho fatto prima, cioè quello relativo al fatto che a mio modo di vedere cioè io personalmente come presidente non metto assolutamente in discussione la capacità e la professionalità dei vigili del fuoco e in questo caso mi sembra evidente che nessuno ha messo in dubbio la capacità dei tecnici del comune che più volte abbiamo anche, come dire, evidenziato, soprattutto nella figura del geometra Grassano, e quindi a questo punto io penso che l'espressione di sentimento può andarsi a concludere e possiamo iniziare a affrontare il consiglio con i punti all'ordine del giorno. Scusa Presidente, io sono Benazzi, tu sai che non mi riesco a collegare, però volevo dire una cosa anch'io su questa espressione di sentimento. Quindi io mi ascolto. Scusate un attimo, allora, un intervento massimo per gruppo, io vi prego però di seguire il regolamento, ho chiesto prima chi volesse intervenire sia in chat o nel suo caso verbalmente, adesso come l'ho data la Scarfogliero la do anche a lei, però seguiamo il regolamento, perché sennò con questa modalità che è già difficile da gestire diventa ancora più complicato. Prego consigliera Benassi. Grazie Presidente, ecco, io mi volevo associare all'espressione di sentimento del Movimento 5 Stelle e aggiungere che anche il Partito Democratico in Comune ha scritto su questo tema, chiedendo appunto al vice sindaco di porgere le scuse a questo corpo per noi così essenziale. Grazie Presidente. Grazie consigliera. Allora passiamo ai punti all'ordine del giorno. Allora, se la dottoressa... L'espressione anch'io volevo farla su questo punto, Presidente, allora, sull'espressione di sentimento a favore dei vigili del fuoco. Va bene, però consiglier Pedemonte, lo ripeto a tutto il consiglio, c'è un regolamento, cerchiamo di attenersi a quello. Io ho chiesto chi volesse intervenire. Le do la parola subito. Mi lasci finire un secondo. Quando chiedo di intervenire in chat, vi prego, avete un po' di tempo per farlo, fatelo, e se ci sono delle mozioni d'ordine potete farlo anche accendendo il microfono. Però vi prego di tenervi al regolamento, perché sennò, ripeto, diventa poi una situazione di difficile gestione. Prego consigliere Pedemonte, per alternativa c'è.
Grazie, volevo dire appunto che anche noi siamo d'accordo con l'espressione di sentimento a favore di quello che è stato in una ingiusta considerazione del vice sindaco. Direi che le scuse comunque debbano essere pubbliche da parte del vice sindaco, così come le aveva ritenute pubbliche per una frase, diciamo così, di un mio ex collega consigliere municipale in questo municipio. Le aveva volute pubbliche. Io credo che questa debba essere da sottolineare e da stigmatizzare. Sono scuse, ma che queste scuse debbano essere pubbliche nel rispetto del corpo dei vigili del fuoco. Grazie consigliere. Allora, noi abbiamo il primo e il secondo punto all'ordine del giorno che convalida l'elezione a consigliere municipale di due consiglieri del Movimento 5 Stelle. Chiedo alla dottoressa Maimone se fosse possibile portare in votazione i due punti insieme, con due atti diversi e distinti, ma con una votazione unica. Direi di sì, per un'economia amministrativa e per una semplificazione della procedura. Chiedo però, nel caso in cui un consigliere volesse però esprimere due voti differenti, lo deve precisare nel corso della votazione, quando esprime il suo voto. Perfetto, grazie dottoressa. Quindi allora mettiamo in votazione il primo e il secondo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'ingresso in surroga del consigliere dimissionario del Movimento 5 Stelle, quindi del consigliere Cafasso e della consigliera Costigliolo, i due consiglieri municipali che subentreranno in caso di esito positivo della votazione degli ordini del giorno sono la signora Rossella Fisichella e il signor Lorenzo Puppo. Quindi metterai in votazione i due punti all'ordine del giorno e pregherai la segreteria di procedere quindi con l'appello per la votazione, ricordando quanto detto dalla dottoressa Maimone, per cui se ci fosse un voto discordante il consigliere ne deve fare, lo deve dire espressamente. Quindi prego dottoressa Pietranera. E procediamo con la votazione della nomina dei due consiglieri in surroga dei consiglieri dimissionari del Movimento 5 Stelle, quindi Rossella Fisichella e Lorenzo Puppo. Apicella Vincenzo. Apicella Vincenzo. Provo a richiamarlo più tardi. Balba Daniele. Favorevole per entrambi, grazie. Benassi Claudia. Favorevole. Per entrambi? E certo, favorevole. Bo Roberta. Favorevole per entrambi. Parra Teresa. Favorevole per entrambi. Ciglio Enrico. Ciglio favorevole per entrambi. Favorevole per entrambi. Grazie mille. Davoglio Roberto. Favorevole per entrambi. Delpino Lara. Favorevole per entrambi. Frassoni Alessandro. Favorevole per entrambi. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole per entrambi. Luca Grossi Claudio. Luca Grossi Claudio. Lo chiamo più tardi. Macri Giuseppe. Favorevole per entrambi. Nicolosi Rosaria. Favorevole per entrambi. Pasquarella Emilio. Favorevole per entrambi.
Passadore Lorenzo. Favorevole per entrambi, benvenuti. Pedemonte Dario. Favorevole per entrambi. Pirovano Mauro. Favorevole per entrambi. Porrini Maurizio. Favorevole per entrambi. Scarfogliero Cristina. Favorevole per entrambi. Sorgio Giuseppe. Favorevole per entrambi. Corretta Lucina. Favorevole entrambi. Richiamo la consigliera Bo. E il consigliere Luca Grossi. Niente, quindi non partecipano alla votazione. I consiglieri Fisichella e Puppo sono nominati all'unanimità. È Apicella che non ha risposto, sì, ma voi aveva risposto. Se mi sentite... Apicella. Sì, se mi sentite confermo per entrambi. Okay. Bene, grazie mille Apicella. Quindi... all'unanimità sono nominati dal Consiglio e quindi a questo punto risultano presenti alla seduta odierna e hanno facoltà di parola e di voto. Quindi un applauso virtuale e un benvenuto quindi ai nuovi consiglieri, a cui lascerei la parola per presentarsi. Quindi comincerei con Rossella Fisichella. Prego Rossella. Buongiorno a tutti, grazie per il benvenuto. Sono stata, diciamo, rimasta fuori 4 anni fa, non credevo più di... Oggi si sente piano. Si sente molto piano, Rossella. Tiro un po' sul volume, adesso mi sentite meglio? Sì, no. Sì, prego, prego, prego. Quindi dicevo che... avrei mai creduto oggi di essere nominata da voi come consigliera municipale. Sono molto contenta, spero di poter fare un lavoro insieme a tutti voi. Il nostro quartiere, insomma, di poter fare qualcosa di buono per il nostro quartiere. Grazie, grazie consigliera e buon lavoro. Lascerei quindi la parola a Lorenzo Puppo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie. E stessa cosa anch'io, sono stato nominato adesso dopo molto tempo. Ho accettato e... sicuramente cercherò di fare il consigliere, quindi il mio lavoro in maniera migliore possibile per aiutare tutti i cittadini della Media Val Bisagno. Grazie Lorenzo, benvenuto anche a te, buon lavoro. Allora, adesso quindi possiamo passare al punto 3. Prima però di passare al punto 3 do una comunicazione riguardo invece il passaggio da il gruppo consigliare di Forza Italia al gruppo consigliare Lega Salvini Premier della consigliera Scarfogliero, Cristina Scarfogliero. E quindi rimane come capogruppo, sono, correggetemi se sbaglio, ma per quanto riguarda la Lega il consigliere Ciglio, e per quanto riguarda invece Forza Italia il ruolo di capogruppo sarà rappresentato da Porrini, il consigliere Maurizio Porrini. Quindi il punto 3, modifica della composizione delle commissioni permanenti del municipio 4 Media Val Bisagno. Ovviamente questo è un punto da affrontare in quanto abbiamo l'ingresso di due nuovi consiglieri e di un cambio di gruppo. Per cui farò un attimo una sintesi, poi pregherei gli uffici però di controllare quanto starò per dire. Allora,
Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi avremmo in commissione 1 la consigliera Carrà, in commissione 2 la consigliera Lara Delpino e Rossella Fisichella, e in commissione 3 il consigliere Lorenzo Puppo. Per quanto riguarda invece la composizione delle commissioni per il gruppo Lega, abbiamo in commissione 1 il consigliere Ciglio, in commissione 2 la consigliera Scarfogliero e in commissione 3 il consigliere Luca Grossi. Per quanto riguarda invece Forza Italia, la composizione delle commissioni è, per quanto riguarda la 2, Maurizio Porrini, e per la commissione 1 e la commissione 3, Giuseppe Soggiu. Allora, pregherei gli uffici di confermarmi quanto detto o gli stessi gruppi, se ho detto qualcosa che non corrisponde, di sottolinearmelo prima di andare in votazione. Va bene così, dottoressa Pietranera? Per me è assolutamente corretto quanto lei ha detto. Ok, quindi allora, come prevede il regolamento, passiamo alla votazione. Pregherei la dottoressa Pietranera di fare l'appello per procedere con il voto. Grazie. Passiamo alla votazione della modifica della composizione delle commissioni permanenti del Municipio Quarta Media Val Bisagno. Apicella Vincenzo. Apicella Vincenzo. Richiamiamo poi. Balba Daniele. Favorevole, grazie. Benassi Claudia. Bo Favorevole. Roberta. Favorevole. Carrà Teresa. Favorevole. Ciglio Enrico. Favorevole. Davoglio Roberto. Favorevole. Delpino Lara. Favorevole. Fisichella Rossella. Favorevole. Grazie. Frassoni Alessandro. Favorevole. Guglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Luca Grossi Claudio. Niente, anche prima non ha risposto. Macrì Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Favorevole. Pasquarella Emilio. Favorevole. Passadore Lorenzo. Favorevole. Pedemonte Dario. Favorevole. Pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Favorevole. Soggiu Giuseppe. Soggiu Giuseppe. Favorevole. Grazie. Torretta Lucina. Favorevole. Dottoressa, mi sa che mi ha cancellato. Anzi, mi ha sostituito. Comunque Scarfogliero Cristina. favorevole. Favorevole, grazie mille. Stavo pensando a chi non avevo chiamato. Luca Grossi è a sé, cioè non risponde. Per il resto è Apicella, unanime. E Apicella. Apicella. Apicella e Luca Grossi. Il Provo a resto è richiamare unanime. Apicella.
che non risponde. Luca Grossi non risponde. Neanche presente, dottoressa, se non sbaglio. No, Luca Grossi quindi, era presente. Quindi comunque viene approvato la variazione della composizione delle commissioni permanenti all'unanimità. Perfetto, grazie dottoressa. Quindi allora adesso possiamo passare al quarto punto, la proposta di giunta al Consiglio. Si tratta praticamente del riesame riguardo l'adozione di variante al PUC. E ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 36 del 97 per l'introduzione della disciplina ARPA 6 delle norme di conformità da applicarsi in specifiche aree comprese nell'ambito ARPA appositamente perimetrate nell'assetto urbanistico sito in località Vesima, municipio settimo ponente, richiesta di riesame parere ai sensi dell'articolo 60,5 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale. Quindi, come sempre, se volete prenotarvi per un intervento, vi pregherei di scrivere in chat. La proposta rimane, non ci è arrivata, diciamo, la richiesta del riesame è arrivata senza ulteriori variazioni rispetto a quanto proposto nella prima valutazione. Prego, consigliere Inguglia. Grazie Presidente, siamo di nuovo alla seconda puntata per quanto riguarda la proposta di giunta al Consiglio, la numero 39 del 25-2021. Confermo già in maniera decisa il voto contrario a questa variazione, in quanto come già precedentemente avevo evidenziato, noi siamo in dirittura d'arrivo per un nuovo piano edilizio, dove non viene messa in assolutamente in condizione, quantomeno nel rispetto di questa area che è piena di, diciamo, di siti di valore, quindi le crose, l'area verde, la cura del territorio. Non vediamo comunque la necessità di aderire a questa variazione per le motivazioni che, a mio modo di vedere, è soltanto una nuova industria edilizia. Io mi fermo qui e lascio la parola a chi lo desidera, grazie. Non ci sono altri interventi, lascio i 10 secondi di tempo. Volevo intervenire, ma non riesco a prenotare, a scrivere, Presidente. Prego, consigliere Pedemonte. Rispetto, era una domanda, grazie Presidente, che volevo rivolgere a lei o al Presidente Frassoni. Se avete magari approfondito di più in quanto detto nella commissione seconda che avevamo fatto a suo tempo a giugno e nell'esposizione mi pare dell'architetto Zurra e della dottoressa Anna Colombo, e non faccio tutta la trafila di quello per cui convintamente avevo già votato contro a questa che ritenevo comunque una questione di speculazione edilizia e non di qualche filantropo, come era stato definito, che si improvvisa agricoltore su 65 ettari di area che sono, avevo detto a suo tempo, qualcosa come 65.000 metri quadri, ossia, per dare un'idea, 60 volte l'avevo detto l'area ex Boero, per avere un'idea di questo. Poi si era detto che a margine comunque ci sarebbe stata un'edilizia con un rudere di 200 metri quadri attuale che poi sarebbe potuto passare
per queste tutte paroline magiche, varianti e non, adotto 1000 metri quadri di edilizio, poi con dei nuovi indici si passava di nuovo per quello che è la zona agricola da questi 200 metri quadrati su SA a più 6000 metri quadrati, quindi c'era stato detto e me l'ero annotato qua al brogliaccio che erano comunque 32 casette su due piani unifamiliari e poi veniva fuori comunque un'operazione complessiva di 8000 più 6000 di circa 14000 metri quadrati. Ecco, vengo alla domanda tralasciando tutto il resto, poi passo volentieri al mio voto contrario che è convintamente no rispetto a questa operazione. Mi chiedo, ma avete mica approfondito lei e il presidente Frassoni, che siete magari più tecnici di me in questo, che poi invece che 32 non siano pare a chi ha studiato più approfonditamente tutte queste carte, ma 75 le casette unie. La mia domanda era questa, se avevate contezza di questo in merito a questa operazione qua. Era l'unico dubbio che mi era rimasto. Grazie. Noi non abbiamo aggiornamenti, nulla di più rispetto a quanto ci è stato detto in commissione. Comunque lascio anche la parola a Frassoni, prego. Allora, assolutamente, non ci sono stati aggiornamenti ed è rimasto tutto invariato. Quello che può essere interpretato forse, ma io faccio una valutazione che forse va oltre quello che è il mio ruolo di presidente di commissione, entro forse troppo nel tecnico, è il fatto che parliamo di superficie abitabile. Quindi lo sviluppo che potrebbe permettere questo piano, questo modifica al piano urbanistico, lavora sulla superficie abitabile. Qualora decidessero di fare case più piccole, ne potrebbero probabilmente fare di più. A quello che ha detto lei, consigliere Pedemonte, va aggiunto un 20%, che però quello esiste già col PUC attuale, di incremento per le ristrutturazioni dell'edificato esistente. Grazie Presidente. Grazie Frassoni. Io direi che non ci sono altri interventi, quindi io chiederei alla dottoressa Pietranera di procedere con la votazione. Grazie. Procedo con l'appello per la votazione del riesame della proposta di giunta al Consiglio 39 del 25-21. Per la variante al PUC nella zona, nel sito località Vesima, municipio 7. Apicella Vincenzo. Prova a richiamarlo più tardi. Alba Daniele. Mi astengo, grazie. Favorevole. Apicella? Sì, favorevole. Grazie. Benassi Claudia. Contraria. Bo Roberta. Contraria. Carrà Teresa. Contraria. Ciglio Enrico. Favorevole. Davoglio Roberto. Contrario. Delpino Lara. Contraria. Fisichella Rossella. Contraria. Frassoni Alessandro. Contrario. Guglia Giovanni Battista. Guglia Giovanni. Contrario. Battista. Grazie. Macri Giuseppe. Contrario. Nicolosi Rosaria. Contraria.
Pasquarella Emilio. Contrario. Passadore Lorenzo. Contrario. Pedemonte Dario. Contrario. Pirovano Mauro. Contrario. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Contrario. Scarfogliero Cristina. Favorevole. Soggiu Giuseppe. Soggiu Giuseppe. Non sento nulla. Lucina, Torretta Lucina. Sì, contraria. Provo a richiamare Soggiu Giuseppe. Niente. Quindi tutti i consiglieri hanno votato. Favorevoli 4, contrari. Sedici, astenuti 1. Confermo, confermo. Quindi il consiglio vota il riesame in maniera contraria. Grazie dottoressa Pietranera. Allora io darei l'immediata eseguibilità per quanto riguarda il punto 1, il punto 2, il punto 3 e il punto 4. Con questa modalità ci sono pareri contrari, vi lascio 10 secondi eventualmente per esprimerli, se no unanime favorevoli. Ricordo ai nuovi consiglieri che l'immediata eseguibilità è un atto formale del consiglio che si riferisce alla congruità degli atti amministrativi. Quindi se non ci sono vizi di forma o qualcosa che possa in qualche modo come dire, compromettere la votazione che è appena avvenuta, in genere il voto è favorevole. Comunque mi sembra che non ci siano voti contrari, quindi possiamo dichiarare il punto 1, 2, 3 e 4 immediatamente eseguibile. Bene, passiamo al punto 5 all'ordine. Scusate, ma ho difficoltà di collegamento. Scusate, ma no, non riesco, mi sparisce il campo. Scusatemi. Ci mancherebbe. Allora, punto 5 all'ordine del giorno, proposta di giunta al Consiglio Municipale avente ad oggetto definizione delle priorità degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nel territorio del Municipio 4 Media Val Bisagno per l'elaborazione di un piano operativo annuale ai sensi degli articoli 60 e 68 dello Statuto del Comune di Genova. Questa è una modalità nuova, come sapete, dovuta alla variazione dello Statuto Comunale, che prevede appunto un piano di manutenzione straordinaria che va in questo caso approvato dal Consiglio. Lascerei la parola al Presidente della Commissione 2, Alessandro Frassoni, per informarci sull'esito dei lavori della Commissione. Grazie Presidente. Allora, io tento di fare una relazione più breve possibile di quello che è successo in commissione. Diciamo che dopo un'efficace relazione da parte del direttore del municipio e del responsabile dell'area tecnica si sono evidenziate le priorità sulla base delle quali verrà elaborato il piano, dovrà essere elaborato il piano operativo annuale del municipio. Queste priorità sono tre: le urgenze, le emergenze, situazioni che possono costituire oggetto di pericolo, segnalazioni pervenute dalla cittadinanza o dei consiglieri municipali e mantenimento del decoro del territorio e della vivibilità dello stesso da parte dei cittadini. La Commissione ha deciso di rimandare il voto al Consiglio di Municipio, quindi non ha espresso nessun tipo di parere. Grazie. Grazie Presidente.
Apriamo la discussione, vediamo se ci sono degli interventi, se no io andrei direttamente in votazione. Non ci sono interventi, quindi pregherei la dottoressa Pietranera di procedere con il voto. Ho chiesto di intervenire, Presidente. Mi scusi, consigliere, non avevo visto Sì, l'ho l'intervento. messo sulla chat. Prego, prego, consigliere. Volevo scusarmi anche perché ho avuto dei problemi, ero fuori e non ho potuto, poi ho mandato anche fra l'altro una nota che lei ha ricevuto per la mia mancata presenza in commissione che ci tenevo a essere presente, quantomeno sentire anche da parte dei tecnici tutta questa impegnativa. Ma ho alcune domande. Nell'ultima pagina, diciamo, includendo nel piano tutti gli interventi necessari anche già segnalati alle direzioni centrali competenti o inclusi nel piano triennale dei lavori pubblici 21-23, limitatamente agli interventi della prima annualità o in sede nel piano di capitalizzazione asta 21, è già programmato utilizzando le risorse residue degli accordi quadro di pertinenza municipale ancora attivi, al fine di fornire all'amministrazione comunale il quadro, eccetera. È quello che ha già anticipato il Presidente Frassoni. È possibile avere un budget e sapere quanto è rimasto di questa, diciamo, di questa somma per gli interventi urgenti? Perché sulla base, diciamo, del residuo spero attivo e come già è stato evidenziato sugli interventi, sulle priorità, che sono le urgenze, pericoli, mantenimento del decoro, eccetera. Quali saranno gli interventi prioritari in base al budget economico del residuo attivo? Prima domanda. Seconda domanda. Nella tipologia degli interventi vengono messe in evidenza, fra le altre cose, Vespasiani, ripristino non funzionanti e nuove progettazioni, comprese le fontanelle. Ricordo ancora una volta a questo consiglio che noi, con l'ex capogruppo Cafasso, circa 2 anni fa siamo andati in giro per riuscire a trovare un sito idoneo per ricollocare il vecchio Vespasiano che era praticamente in via Gerato, che stranamente è stato assolutamente disatteso. Questa cosa non va bene nel modo più assoluto, perché la direzione, diciamo, che ha l'edilizia, quantomeno la parte che ha edificato, anche se faccio un passaggio breve, una interrogazione direttamente alla dirigenza quando abbiamo fatto la commissione, non ha dato una risposta precisa. Chiedo quindi al Presidente cosa intendiamo fare se questo, chiamiamolo Vespasiano, anche se sembra una cosa abbastanza banale, ma non lo è, visto la richiesta da parte di numerosissimi cittadini anziani del territorio, che cosa intendiamo fare, se può essere ripristinata e non a costi del comune, in quanto era già esistente. Questa è la seconda domanda. Grazie. Io ricordo che comunque in procedura di consiglio non ci sono forme di interrogazione sugli interventi, sugli ordini del giorno, quindi è evidente che adesso prendo atto di questo intervento e ci riserviamo poi di risponderle anche in base, come dire, alla richiesta dei capitoli di spesa sugli accordi quadro. Però la formula dell'interrogazione è un'altra, qua adesso noi stiamo procedendo a una discussione su un punto, quindi sicuramente le risponderemo in un altro contesto. Ora direi che abbiamo preso comunque nota delle richieste fatte. E detto questo, possiamo dire che una parte di accordo quadro è attualmente, almeno per quanto riguarda l'edile, ad esempio, si sta concretizzando adesso, in queste settimane, c'è stata l'apertura delle buste, la conclusione della gara, e adesso verranno assegnati all'azienda che ha, come dire, che ha vinto
la gara d'appalto, i lavori che fra le priorità che l'area tecnica ha messo, come dire, in lista per la parte legata ai 281.000 euro. Ora Scusa, mi Presidente, parte la mia brevissime parole. Io proporrò comunque una mozione particolareggiata su questo argomento e chiederò notizie precise in merito all'argomento da me trattato. Sì, Grazie. grazie a lei, consigliere. Prego, consigliere Pedemonte. Sì, voglio dire che una mozione da parte del già citato ex consigliere del Movimento 5 Stelle, Giacomo Cappasso, c'era già stata. Ho ricordato sempre su questo tipo di argomento, l'unica cosa che ho ricordato facendo una domanda specifica su quale fosse la tipologia, la cronologia anche e i criteri degli interventi rispetto a quella che era la descrizione, per farla breve, alla voce Vespasiani, visto che era in calce, quindi diciamo. Era uno degli ultimi punti, ma mi è stato spiegato che non era un ordine cronologico o di criterio per dare delle valutazioni se farlo prima o dopo, però nella descrizione c'era esattamente ripristino non funzionante e nuove progettazioni, Presidente. Mentre credo che sia bene ricordare, come ricordava il consigliere Inguglia, che in quella mozione che io perfettamente ricordo, avendo aiutato il consigliere Cappasso nell'esporla, il suddetto Vespasiano in quell'area, in quel sito, era stato tolto prepotentemente da privati che poi avrebbero comunque dovuto rimetterlo e allocarlo nelle vicinanze, visto l'importanza che aveva per gli autisti, AMT e tutti quelli che passeggiando per i giardini, le persone anziane, bla bla, cerco di farla corta. Comunque qua non si tratta né di ripristino non funzionante, né di nuove progettazioni, né del fatto che ci hanno tolto i 281 mila euro, né del fatto che soldi per fare le cose non ce ne sono, è solo del fatto, le chiedo, che lei intervenga presso questa proprietà, questi privati, che rimettano al suo posto quello che c'era. Grazie. Grazie consigliere Pedemonte, non mi sembra che ci siano altri interventi, quindi possiamo procedere alla votazione del piano. Prego, dottoressa Pietranero. Procediamo con l'appello per la votazione della proposta di giunta al Consiglio Municipale avente ad oggetto definizione delle priorità degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nel territorio del Municipio Quarta Media Val Bisagno per l'elaborazione di un piano operativo annuale ai sensi degli articoli 60 e 68 dello Statuto del Comune di Genova. Apicella Vincenzo. Lo richiamo più tardi. Balba Daniele. Favorevole, grazie. Benassi Claudia. Favorevole. Favorevole anche per la Picella, favorevole. Grazie Apicella. Bo Roberta. Favorevole. Ra Teresa. Favorevole. Ciglio Enrico. Favorevole. Grazie. Davoglio Roberto. Favorevole. Delpino Lara. Favorevole. Fisichella Rossella. Favorevole. Frassoni Alessandro. Favorevole. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Luca Grossi Claudio.
era per un attimo rientrato. Provo a richiamarlo più tardi. Macri Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Favorevole. Pasquarella Emilio. Favorevole. Passadore Lorenzo. Favorevole. Piedemonte Dario. Favorevole. Pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Ho capito bene, Porrini, favorevole? Favorevole, grazie. Grazie. Puppo Lorenzo. Puppo Lorenzo. Favorevole, scusate. Favorevole. Bene, grazie. Scarfogliero Cristina. Favorevole. Soggiu Giuseppe. Soggiu Giuseppe. Prova a richiamarlo più tardi. Torretta Lucina. Favorevole. Prova a richiamare Luca Grossi. Non risponde. Soggiu Giuseppe. Non risponde. Quindi la proposta di giunta al Consiglio viene approvata all'unanimità dal Consiglio. Bene, unanime, sì. Escluso i due che non hanno partecipato al voto. Unanime, certo. Scusate, ma ho problemi di collegamento. Sì, va bene, grazie Luca Grossi, grazie consigliere Macri. Allora, io direi che possiamo considerare quindi questo anche immediatamente eseguibile. Non ci sono, mi sembra che non ci siano interventi contrari rispetto a questo, quindi il punto 5 è immediatamente eseguibile. Passiamo quindi al punto 6. Dottoressa Pietranera, credo che abbia il microfono. Perfetto. Punto 6, mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, progetti utili alla collettività per impegnare i beneficiari del reddito di cittadinanza. Prego, non so chi voglia esporre la mozione. Ma se vuole qualcuno dei miei non c'è problema, se no leggo io. Vai Lara, vai. Prego. Allora, mozione con oggetto, progetti utili alla collettività per impegnare i beneficiari reddito di cittadinanza. Visto il decreto del Ministero del Lavoro numero 149 del 2019, Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2020, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, che stabilisce che è titolarità dei comuni attuare progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni ai quali il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a dare la propria disponibilità senza corrispensione di retribuzione. Considerato che una volta che le amministrazioni definiranno i lavori da svolgere, che riguarderanno comunque servizi già esistenti nei quali i beneficiari del reddito avranno un ruolo di supporto, chi non rispetterà l'obbligo assunto vedrà decadere il proprio sussidio, constatato che nel gennaio 2020 il sindaco ha firmato la convenzione col Ministero del Lavoro, tenuto conto che a seguito della pandemia e con l'inizio della fase 2 si rende necessario il potenziamento degli addetti al controllo delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale riguardante la prevenzione e la sicurezza dei cittadini, il DCPM, si impegna il Presidente della Giunta, previa verifica della fattibilità tecnica, amministrativa e giuridica, e nel più breve tempo possibile, tenuto conto dell'emergenza sanitaria,
a costituire e convocare una commissione progetti utili alla collettività PUC, per individuare nell'ambito del territorio del municipio le possibilità di impegno dei beneficiari del reddito di cittadinanza, come da decreto del Ministero del Lavoro, sopracitato, invitando a partecipare i rappresentanti degli enti del terzo settore, come le organizzazioni di volontariato. 2. Si impegna altresì a sottoporre i risultati della commissione all'attenzione del sindaco, cioè perlomeno del contesto che si andrà a intraprendere, e all'attenzione del sindaco e della sua giunta, anche a seguito della mozione numero 61 approvata all'unanimità in data 19/5/2020 del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei. Allora, io su questo vorrei intervenire dicendo che finalmente spartono i primi progetti anche per la città di Genova legati proprio al reddito di cittadinanza, quanto la ritengo una misura di politica del lavoro proattiva che può avere un senso se eseguita in sinergia chiaramente con gli enti locali, perché così deve essere. Tramite la stesura del PUC e di tutte quelle che sono le modalità per poter portare avanti i progetti mirati a come dire, coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza in attività utili per il territorio. Io su questo sono d'accordissimo nel fare una commissione, quindi a settembre, una commissione che non è stato possibile farla prima per il semplice fatto che stiamo ancora aspettando dal centro, diciamo, degli approfondimenti tecnici su quelli che sono i progetti che il nostro municipio ha presentato. Devo dire che da questo punto di vista non posso che ringraziare anche gli uffici perché noi siamo uno dei municipi che ha presentato più progetti. E abbiamo dovuto farlo tra l'altro in tempi molto, ma molto brevi perché di fatto. Il motivo per cui siamo anche uno dei pochi credo che sia proprio legato anche al fatto che i tempi, le finestre temporali per presentare i progetti erano veramente limitati. Però devo dire che noi siamo stati pronti, come la Bassa Valbisogna del resto, a sviluppare dei progetti molto, secondo me, molto interessanti che coinvolgono circa una cinquantina di beneficiari del reddito. Sono tre progetti, uno legato alla scuola che si chiama Progetto La Scuola in Sicurezza, uno è il progetto Vivere Meglio gli Spazi Comuni e l'altro è il progetto Vivere la Cultura in Media Val Bisagno. Tutti pensati in base a quelle che sono le esigenze poi percepite anche dalle aree tecniche che vedono appunto coinvolte circa 50 persone in coordinamento, in stretta collaborazione e sinergia ovviamente con gli uffici centrali e con tutti i soggetti che sono coinvolti nella stesura del PUC e quindi gli uffici di collocamento, l'ATS e l'ufficio di competenza, che peraltro ha subito anche delle variazioni importanti in termini di funzionari, quindi anche lì abbiamo avuto dei rallentamenti anche in base a questi cambiamenti. Però di fatto finalmente possiamo dire di essere pronti per poter partire con i primi progetti. Progetti che hanno una durata chiaramente in base anche alle risorse messe a disposizione e sulla quale entreremo molto più nel dettaglio una volta che abbiamo il supporto da parte amministrativa centrale che avrà definito bene tutti quelli che sono i dettagli legati all'organizzazione della sicurezza durante i progetti e tutti gli aspetti organizzativi che non competono direttamente noi, ma alla parte centrale. Quindi questo sarà possibile a settembre, me lo auguro, mi auguro che sia possibile anche prima dell'inizio della scuola, perché uno di questi progetti è proprio mirato a sostenere l'accessibilità ai plessi scolastici, visto molto in maniera molto favorevole dai dirigenti scolastici, soprattutto in un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo. Quindi okay, volentieri benvenga, quindi ogni genere di commissione che dia una corretta informazione a tutto il consiglio dei progetti, ma soprattutto che sia in grado anche di informare la cittadinanza sulla bontà di queste iniziative e sulle modalità di coinvolgimento di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Grazie. Allora, vediamo.
Ci sono degli interventi in programma, mi sembra consigliera Scarfogliero, poi consigliere Pedemonte e poi la consigliera Delpino. Allora, mi risulta che anche nei giorni scorsi lo stesso sindaco abbia parlato di queste 54 persone che percepiscono il reddito che si andranno a occupare delle ville cittadine. Mi sembra che il progetto sia già partito, addirittura mi sembra che partano tra 3 giorni, se non addirittura lunedì. Sì, la commissione penso che sia utile e se il municipio ha presentato questi progetti sarebbe stato carino anche di condividerli con la commissione, non arrivare a dover fare una mozione per sapere che il municipio ha presentato dei progetti. Questo qualcosa che ho già letto sui giornali. E siamo sempre nel sistema che più delle volte noi le cose le dobbiamo leggere sui giornali, perché capisco la fretta, capisco tutto, ma capisco anche che abbiamo una serie di commissioni, non so se la competenza della seconda o della terza, che non si fanno o si fanno raramente o con punti abbastanza superficiali. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Perciò, se il municipio ha partecipato con i progetti, sarebbe stato carino condividerli in consiglio o con le commissioni. Assolutamente d'accordo, non si può dire lavorare, ma che le persone si rendano utili per la collettività, sempre con la sicurezza più totale sia per loro e sia per il servizio che svolgono, specialmente se si parla, come ho letto sui giornali, di bambini, penso che ci voglia una sicurezza massima. Mi dispiace, veramente mi dispiace che si deve arrivare a sapere le cose chiedendo una mozione. Non ero abituata a questo genere di modo di fare. Assolutamente d'accordo. Spero che ci sia più che un'illustrazione anche un coinvolgimento, perché per quanto il tempo sia stretto, devo dire che abbiamo la fortuna, sfortuna di poter interagire tra di noi anche in modalità remota, che delle volte si può convocare anche molto rapidamente le cose, forse sarebbe stato utile che il Consiglio potesse partecipare. Tutto qua. D'accordo assolutamente con la mozione. Prego, consigliere Pedemonte. Grazie Presidente. Tanto volevo dire che convengo con quanto, concordo con quanto lei ha detto. Sono d'accordo per quanto riguarda la Commissione, a maggior ragione per quanto faceva ora riferimento allora alle parole del Sindaco, che mi pare di aver letto anch'io su un post di qualche ora fa, che il Comune di Genova era con la collaborazione del Centro Unico per l'Impiego, leggo, coinvolgerà 54 percettori, se era questo il post, però è su Facebook, io l'ho trovato, per la cura e il monitoraggio di 9 siti sparsi per la città, e lì indica Villa Doria, Villa Rossi, Villa Scassi, Villa Croce, Villetta di Negro, Acquasola, Villa Imperiale, Parchi di Nervi e la zona di Boccadasse. Ecco. Il gruppo di questi 54, che potranno poi, questi volontari potranno aggiungersene altri e far parte di chi, appunto, percependo questo reddito di cittadinanza, come diceva la mozione, è tenuta a svolgere attività utili alla collettività. Ecco. Proprio per questo, non d'accordo, ma d'accordissimo, quanto prima a questa commissione, che possa, voglio dire, dare indicazioni anche a chi noi, diciamo così, fortunati nelle nostre meravigliose periferie, possiamo far sì che magari possa essere utile questa servizio, questa collaborazione, questa parola che così tanto non mi piace, ma che possa servire anche magari a siti un attimino diverso dai soliti siti che, guarda caso, lì magari sempre qualcosa di meglio c'è che rispetto alle realtà di degrado e di schifezza che viviamo nelle periferie. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Pedemonte. Prego, consigliere Delpino. Grazie. Allora, vabbè, io innanzitutto vabbè, vorrei ringraziare il presidente per quanto detto, illustrato e informato in merito. E,
una cosa, questa mozione è stata decisa proprio perché in assenza di contenuti e informazioni, infatti mi devo collegare all'intervento precedente della Scarpogliero, perché non avendo avuto contenuti a disposizione, eventualmente se ne avessi avuti, fossi stata informata, fossimo stati informati, magari questa mozione qua, in questo momento, ora non la staremo discutendo. Però va benissimo, c'era fretta, perfetto. Io ovviamente cerco assolutamente fondamentale quanto prima, cioè vabbè, a settembre, però comunque quanto prima, fare questa commissione, ma nel frattempo, se fosse possibile, magari poter aggiornarci anche prima della commissione su quelli che sono, lei ha illustrato tre progetti. Tre iniziative comunque, ecco, magari sapere un po' prima anche della commissione, avere qualche documentazione di quello e magari se in questa commissione magari se possano esserci anche altre eventuali aperture, valutazioni da tutti quanti noi. Ecco, che non sia una cosa, cioè io capisco che ci sarà stato pochissimo tempo, però non è stato dato modo di partecipare a nessun altro al di fuori della giunta, da quanto dall'intervento del presidente deduco questo, ecco, solamente per essere un po' più partecipativi, ecco, semplice, però niente, perfetto, benvenga e che si attivino questi, speriamo, il prima possibile, questi progetti che avete portato all'attenzione. E soprattutto in un territorio dove sicuramente diventerebbero un tesoro, sicuro, perché ne abbiamo bisogno. Grazie. Sì, allora io concludo. Ah, prego, prego, c'è l'intervento di Inguglia, prego. Anch'io da voglio una domanda, se posso. Grazie Presidente. Ma io condivido pienamente quello che lei, col Presidente, ha illustrato nei tre progetti che sono importanti. Sì, certo, questa amministrazione sta lavorando molto bene e anche sul piano, diciamo, di un argomento così delicato, che in qualche modo ci unisce, dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di portarlo avanti. Come diceva Delpino, e su questo mi trovo d'accordo, è necessario comunque un confronto, un passaggio di notizie, un'informativa direi un po' più capillare, anche perché la prossima commissione, come giustamente è stato anticipato, il contributo da parte dei commissari, nonché consiglieri, potrebbe arricchire con spunti, con idee, con proposte per portare, diciamo così, un tutt'unico, sperando che questa amministrazione, come immagino, questo consiglio, ce la faccia sua, anche con il nostro, direi, contributo, che su questo argomento, ripeto, ci teniamo in modo particolare. Grazie. Grazie consigliere Inguglia, prego Benassi. Grazie Presidente. No, io mi chiedevo, mi ha incuriosito. Allora, benissimo, noi come Municipio 4 abbiamo presentato tre progetti. Benvengano. Però mi ha incuriosito quello che ha letto il consigliere Pedemonte e nell'elenco che ha fatto il nostro sindaco Bucci non vedo una cosa che coinvolga la nostra Val Bisagno. Allora io mi chiedo, i nostri progetti come sono finiti o come finiranno? Avremo buone possibilità di essere coinvolti. Non c'è stata una cosa letta del nostro municipio. Domanda. Sì, allora cerco un attimo di dare una risposta a tutto quanto. Innanzitutto, sì, beh, non posso non essere d'accordo con voi. Sicuramente, più coinvolgimento con una comunicazione migliore, la possibilità di farlo probabilmente c'era, nel senso che su questo io non posso far altro che scusarmi con la commissione, col consiglio, se non siamo riusciti, ma vi assicuro che il tempo che avevamo a disposizione per poter presentare i progetti è stato veramente limitato. Infatti, da questo punto di vista, perché ho voluto ringraziare gli uffici? Perché, oltre a essersi accorti, perché spesso
Questo è una dote fondamentale, visto che non è che ci sia stato un coinvolgimento da parte dell'assessore competente in comune, per cui ha chiamato i presidenti dei municipi e ha detto: guardate che ci sono dei progetti di reddito di cittadinanza. Tutto è passato attraverso la parte tecnica e una volta che sono stati intercettati, che è stata intercettata questa richiesta, ci si è messi subito al lavoro perché comunque abbiamo, come dire, avevamo veramente poco tempo. Adesso io non ricordo, non vorrei dirvi delle inesattezze, però si parla veramente di pochi giorni. Dopodiché, abbiamo formulato delle iniziative che poi vigileremo comunque tutta la documentazione appena possibile, appena comunque abbiamo anche un contatto con gli uffici centrali per capire la disponibilità della commissione. In modo tale che ci sia la possibilità di, in modo tale che voi abbiate la possibilità di avere tutte le informazioni per questi progetti che non sono riferiti soltanto a un'annualità, perché poi verranno rivisti e, ahimè, visto che quest'anno noi ne abbiamo richiesti particolarmente tanti, ma anche perché è stato possibile attivarli, perché rispetto ad altri municipi che non ne hanno presentati, noi ne abbiamo presentati, perché questi sono tutti progetti che cubano del plafond di spesa, quindi ci vogliono delle risorse economiche messe a disposizione proprio per i PUC che devono poi dare ossigeno a tutte le iniziative. E per questo noi come municipio ne abbiamo tre rispetto ad altri che magari non ne hanno oppure ne hanno uno solo. Detto questo, non mi tengo a sottolineare che come non c'è stato un passaggio in commissione qua, non c'è stato neanche un passaggio in commissione comunale per quanto riguarda i progetti che ha presentato il sindaco, che ha presentato alla stampa o alla giunta. Questo signif non significa che questo sia corretto e di questo, come ho detto prima, mi scuso, nel senso che però le motivazioni sono quelle che vi ho detto prima. Dopodiché, a settembre sicuramente ci sarà modo e tempo per approfondire meglio, facendolo anche col terzo settore, sono d'accordo. E per quanto riguarda i progetti centrali, io non ho, adesso poi chiederò alla dottoressa Maimone che magari ha qualche dettaglio in più da darvi. Sono stati presentati da parte del Comune di Genova dei progetti che hanno coinvolto chiaramente a livello centrale molte più persone rispetto al singolo municipio. Stiamo parlando di centinaia di persone, fra cui uno legato appunto ai forti, se non sbaglio, e alla manutenzione delle ville storiche che penso forse che sia quello più importante di tutti adesso, però le lascio la parola, dottoressa Maimone, se vuol dare qualche informazione anche in merito ai progetti centrali, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ma in realtà c'è un progetto centrale. I progetti che sono stati presentati in quel minimo arco di tempo che ci è stato dato e con minime anche informazioni sulle regole, sulle caratteristiche, sui confini che questi progetti dovevano avere, sono stati presentati in tutta la città 9 progetti, 8 dai municipi, 1 dalla polizia locale. Ed è quell'uno che è partito, perché la valutazione che ci è stata espressa a giugno dagli uffici centrali con i quali abbiamo fatto un primo incontro di coordinamento è stata che l'amministrazione comunale ha ritenuto di partire per prima e di sperimentare questo nuovo percorso, perché non è semplice da quanto ci hanno spiegato, di partire appunto col progetto centrale che si intitola Tutela Parchi. Per quello che il consigliere Pedemonte prima citava, sono tutti parchi e ville storiche, perché il progetto è proprio tutela dei parchi. I municipi invece che hanno presentato progetti sono il Centro-Est che ne ha presentati 2, la Bassa Val Bisagno che ne ha presentati 2, la Media Val Bisagno che ne ha presentati 3 e Levante che ne ha Ma presentati 1. contento. Come? Scusate, ho sentito una voce. Quindi, diciamo, il fatto di partire con quello della tutela parchi è stata una scelta organizzativa. Probabilmente hanno valutato più semplice cimentarsi con un progetto unico, anche se grande, piuttosto che con molti progetti diversi fra loro, e lo posso capire. Questo anche perché diciamo, la procedura anche dal punto di vista dei centri per l'impiego non è semplice, perché all'incontro di coordinamento c'erano anche appunto dei rappresentanti dei centri per l'impiego, insomma,
dovendo agire su delle piattaforme nazionali, come potete immaginare, come è sempre in questi casi, non è proprio tutto liscio alla prima, quindi diciamo è tutto un po' in via di rodaggio. Comunque i nostri progetti territoriali, perlomeno uno per municipio, dovrebbero cominciare a partire dal mese di settembre, ci hanno assicurato. Noi abbiamo cercato di privilegiare quelli sul verde, quello sulla scuola, come diceva il presidente D'Avoglio. Vediamo se entro settembre riusciamo, perché ci dovranno essere anche delle procedure di selezione dei percettori di reddito di cittadinanza che potranno essere coinvolti, perché valutati idonei appunto in questi progetti. Quindi l'attività sarà molta, magari a settembre in una commissione potremo avere qualche informazione in più rispetto a quelle che abbiamo finora. Grazie dottoressa, allora direi che possiamo... Questi progetti quanto sono stati presentati? Che a me risulta ai primi di maggio, forse è il tempo di conformarci. Allora, no. Io... Scusate, però io voglio dire, teniamo la modalità del consiglio, nel senso che c'è un intervento previsto per consigliere, abbiamo dato la parola alla dottoressa Maimone per rispondere alle cose e quindi direi che possiamo anche andare avanti. Quindi. Allora, prego, se non ci sono altri interventi, allora pregherai la dottoressa Pietranera di procedere con la votazione della mozione, grazie. Si procede con la votazione della mozione progetti utili alla collettività per impegnare i beneficiari del reddito di cittadinanza. Apicella Vincenzo. Apicella Vincenzo. Lo richiamo più tardi. Balba Daniele. Favorevole, grazie. Benassi Claudia. Favorevole. Bo Roberta. Favorevole. Carrà Teresa. Favorevole. Ciglio Enrico. Favorevole. Grazie. D'Avoglio Roberto. Favorevole. Delpino Lara. Favorevole. Fisichella Rossella. Favorevole. Frassoni Alessandro. Favorevole. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Favorevole. Macri Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Favorevole. Pasquarella Emilio. Pasquarella, grazie. Passadore Lorenzo. Favorevole. Pedemonte Dario. Favorevole. Pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Favorevole. Scarfogliero Cristina. Favorevole. Soggiu Giuseppe. Favorevole. Grazie. Torretta Lucina. Favorevole. Richiamo Apicella Vincenzo. Favorevole. Grazie. Quindi la mozione viene votata all'unanimità favorevole dal Consiglio.
Sì, favorevole, confermo. Sì, no, Grazie. scusate, unanime. Grazie mille. Quindi adesso passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, mozione ausilio acustico ai semafori per ciechi e ipovedenti, presentata dal Partito Democratico. Chiamami Genova, va al bisogno insieme. Prego la consigliera Benassi di volerla esporre, oppure se vuole leggere la mozione, di farla leggere a Sì, nostro. grazie Prego. Presidente. Ho chiesto a Pino Macri, il collega, se me le legge. Grazie, tutte e tre. Siamo Senz'altro, tre. senz'altro, Grazie. consigliere Claudia. Sì. Quindi lasciamo la lettura al consigliere Macri e poi le lascio 2 minuti per completare l'intervento. Grazie, Presidente. Prego, Dunque, prego. è una mozione presentata dai gruppi consiliari e Partito Democratico, Val Bisagno Insieme, Chiamami Genova, Movimento 5 Stelle. Mozione, ausilio acustico ai semafori per ciechi ed ipovedenti. Premessi che i semafori di attraversamento pedonale sono utilizzati dalla categoria ipovedenti e ciechi per gli spostamenti quotidiani. I suddetti impianti semaforici sono in massima parte sprovvisti di ausilio acustico indicante il via libera all'attraversamento e lo scadere del tempo a disposizione per il medesimo. Tra i pochi semafori provvisti di ausilio acustico, alcuni di vecchia data non sono più funzionanti, ad esempio via Cantore. Considerato che a Genova ci sono circa 2.200 tra non vedenti e ipovedenti e tantissimi anziani ultra 65enni, la media europea è del 19% della popolazione, mentre Genova raggiunge il 29,8%. Che pur non essendo ipovedenti, certamente sono persone con minore capacità visiva legata all'invecchiamento. I semafori da equipaggiare prioritariamente sono quelli che devono essere allocati ai servizi pubblici per la cittadinanza, per esempio gli accessi alle stazioni ferroviarie o dei servizi ed uffici comunali, le sedi ASL, gli ospedali, poste, eccetera. Tutto ciò, premesso e considerato, si invitano il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi nei confronti della Giunta Comunale e Città Metropolitana per farsi carico di un controllo generale dell'applicazione acustica su tutti gli impianti semaforici che prevedono l'attraversamento pedonale e, dove mancante, prevederne l'inserimento. La presente mozione è supportata dall'Associazione Retinopatia Pigmentosa Ligure e dall'Unione Italiana Ciechi e Istituto Davide Chiossone. Prof. Grazie, grazie Macri. Posso, Presidente? Sì, prego, consigliera. Grazie, grazie. Allora, faccio questa premessa per tutte e tre le mozioni che andremo a presentare oggi. E è una premessa che vale per tutte e tre. Ecco, voi sapete tutti che io sono cieca e quindi diciamo personalmente coinvolta. Ma ho raccolto dato che sono chiaramente sempre in collegamento sia con RP Liguria, Retinite Pigmentosa Liguria, che poi è la malattia, ad esempio, che mi ha colpita e che colpisce tantissime persone, tantissimi giovani purtroppo. Sono sempre collegata con l'Istituto Chiossone, dove vado a fare corsi di informatica e sempre tiene aggiornati e cerca di rendere più autonomi possibile gli ipovedenti e i ciechi, e sono chiaramente sempre collegata anche con l'Unione Italiana Ciechi, che anche lei per ricerche e ausili aiuta gli ipovedenti. Ecco, questo per dirvi che ultimamente tantissime persone come me si sono lamentate un po' del degrado di tanti ausili che ci permettono di essere autonomi e di vivere una vita, diciamo, decente, non normale come tutti voi, ma perlomeno a volte andare anche da soli a fare qualche cosa, ecco. E vi assicuro che io mi sono trovata a dover attraversare e non poter avere il cipi cipi che suona, che voi avrete già sentito, è in grande difficoltà, quindi sempre a dover chiedere. Ecco, quindi io so che siete tutti, tutti siamo sensibili a questo. Io sono coinvolta, ma
tutti sia sensibile a queste problematiche, noi dei municipi, sicuramente tutti i colleghi del comune e della regione. Quindi io voglio, ho fatto queste mozioni, chiaramente ve lo dico, spinta da tutti questi miei colleghi ciechi e ipovedenti, per sensibilizzare chi deve fare qualcosa, ecco, perché poi sono tutte ausilie che esistono già, però stanno veramente, sono mantenuti in modo veramente poco decoroso e quindi, perdonatemi, non sufficientemente, non ci aiutano in modo sufficiente. Ecco, ho voluto fare questa premessa. Poi quello che c'è scritto sulle emozioni è tutto, lo legge Macri, è tutto vero. Ecco, difficoltà con i semafori, poi vedrete anche le altre. Penso di aver detto tutto, se volete qualche altra informazione sono qui. Grazie consigliera, non vedo interventi in programma, in merito in chat, prenotazioni non ce n'è in merito a questa mozione, quindi chiederò alla dottoressa Pietranera. Prego, consigliere Del Pino. Eccomi, scusate. No, volevo solamente capire, perché ho visto che ho sentito che sono stati citati come Movimento 5 Stelle in firma di questa mozione, dove francamente non si sente. Ora mi sentite? Non si sente, presidente. Si sente bassa. Aspettate, Si sente basso. Ora mi sentite? Presumo di sì. Sì, adesso okay. Bene. No, volevo solamente fare una precisazione, che a noi non risultava di essere firmatari di questa mozione, perché la documentazione che è pervenuta non risulta la firma del Movimento 5 Stelle, nessuno ci ha contattato, non siamo stati contattati per firmarla. Volevo un attimo precisare questo. Ciò non toglie che assolutamente sono comunque emozioni che assolutamente vanno benissimo, per carità, però volevo fare questa precisazione. Ho sentito citare il Movimento 5 Stelle in firma dal consigliere Macri e noi, cioè io l'abbiamo scoperto adesso, ecco. Volevo un attimo un chiarimento dalla proponente delle mozioni. Scusa, mi sentite? Sì, benissimo. Ah, ecco, perché mi si è cambiato tutto il... io francamente non... mi sorprende anche a me, non la so questa cosa. Ecco, no, basta, io mi sono sentita citare dal consigliere Macri quando ha letto, per quello. Poi, per carità, per firmarla. A meno io che... penso, ma io dai punti all'ordine del giorno vedo che comunque in tutti i punti all'ordine del giorno delle tre mozioni è citato come gruppo politico Partito Democratico, Chiamami Genova e Valbisogna Insieme, sono citati questi. Sbagliato Macri. Perché... no, volevo questa precisazione. A posto. Condivido quello che dici. Scusate, ecco, non sono un chiarimento, ecco, non era, assolutamente una polemica, No, io ho letto, purtroppo sul foglio c'è scritto anche Movimento 5 Stelle, non avrei. Scusate, nella prima che hai letto non c'è 5 Stelle, esatto. Sono le altre due, Macri. Mi sento di poter chiarire un attimo ogni... visto che io comprendo benissimo che questa modalità qua di consiglio è molto difficile, anche perché non ci si vede, la comunicazione è difficile, però... queste mozioni qua non sono, sono presentate da Partito Democratico, Chiamami Genova e Valbisogna Insieme. Tutte e tre le mozioni. Concordo. Ok? Così abbiamo risolto. A posto. Grazie del chiarimento. Grazie mille. Ci mancherebbe, e l'intervento comunque è doveroso. Allora, quindi direi alla dottoressa Pietranera di procedere alla votazione del punto 7 all'ordine del giorno. Prego. Passiamo alla votazione della mozione ausilio acustico ai semafori per ciechi e ipovedenti, Partito Democratico, Chiamami Genova, Valbisogna Insieme. Apicella Vincenzo.
Balba Daniele. Favorevole, grazie. Benassi Claudia. Favorevole. Bo Roberta. Favorevole. Ra Teresa. Favorevole. Ciglio Enrico. Ciglio Enrico. Arrivo, favorevole. Grazie. Davoglio Roberto. Favorevole. Delpino Lara. Favorevole. Fisichella Rossella. Favorevole. Frassoni Alessandro. Frassoni Alessandro. Non lo vedo neanche più, ma lo richiamo più tardi. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Favorevole. Grazie. Macri Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Favorevole. Pasquarello Emilio. Favorevole. Aspetta. Passadore Lorenzo. Favorevole. Pedemonte Dario. Fatto la cacca? Sì. Favorevole. Aspetta. Microfono, consigliere Inguglia, grazie. Mi pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Favorevole. Scarfogliero Cristina. Scarfogliero Cristina. Credo che abbia problemi di connessione. La vedo, ma... Metto un messaggio in chat. Capito. Come scrutatrice. Quindi chiedo al presidente di essere sostituita come scrutatrice. Vuole esprimere... Sì. Allora, vuole esprimere il suo voto in chat, consigliera? Sì, facciamolo votare in chat, va benissimo per me. Io proseguo. Come scrutatrice, scusi dottoressa, come scrutatrice Fisichella. Soggiu Giuseppe. Favorevole. Retta Lucina. Credo sia uscita. È uscita dalla Torretta Lucina. È uscita. Quindi io adesso richiamo Apicella Vincenzo. Non risponde. Scarfogliero Cristina, se vuole votare in chat. Non risponde. Corretta Lucina. Gente, scusate, ho cambiato parecchio perché mi si è sbloccato il tablet. Posso ancora grazie. Votare? Sì. Sì, la mozione. Grazie. Favorevole. Sì. Grazie. I consiglieri hanno votato tutti, non ha risposto Apicella, Scarfogliero e Frassoni. Sì, infatti.
Quindi resta un anno. La mozione passa all'unanimità dal Consiglio. Grazie. Grazie, dottoressa Pietranera. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, mozione visibilità dissuasori di sosta e pali sui marciapiedi, presentata dal Partito Democratico Chiamami Genova Valbisano Insieme. Prego, consigliera Benassi. Sì, grazie, Macri, me la leggi, per favore. Sì, grazie. Allora, sì, è stata presentata anche in questo, purtroppo c'è scritto Movimento 5 Stelle, però vai presumo avanti, che... Macri, vai avanti a leggere la mozione. Abbiamo mozione visibilità dissuasori di sosta e pali sui marciapiedi. Premesso che Genova è invasa da tognolini di color grigio che si confondono con quello del selciato e dal moltissimi pali e paletti sui marciapiedi, anch'essi di color grigio e perciò poco visibili. Gli uni e gli altri sono causa di incidente e cadute. Considerato che ci sono molti ipovedenti, tantissimi anziani, ultra 65 anni, la media europea è del 19% della popolazione, mentre a Genova raggiunge il 29,8%. Che pur non essendo ipovedenti, certamente sono persone con minor capacità visiva legata all'invecchiamento. Tutto ciò, premesso e considerato, si invitano il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi nei confronti della Giunta Comunale per farsi carico di chiedere che tutti i tognolini e i pali di Genova vengano dipinti con strisce bianche e nere, in tal modo per effetto del contrasto bianco e nero la visibilità sarebbe migliore. Per quanto riguarda i costi, si potrebbe sicuramente contenere utilizzando persone operanti nell'ambito dei servizi sociali utili. La mozione presente è supportata dall'Unione Italiana Ciechi, dell'Istituto Davide Chiossone e dell'Associazione RP Liguria. Ecco, aggiungo questo. Io vi ricorderete senz'altro, colleghi, che avevo già presentato una mozione simile. Parlavo solo dei tognolini, no? Dei dissuasori, quelli a bombetta, i tognolini. Mi hanno aggiunto ultimamente tutti questi miei colleghi i paletti, ma i paletti quelli in mezzo ai marciapiedi, quelli in mezzo ai marciapiedi che praticamente ce li prendiamo in faccia spesso e volentieri. Ecco, e aggiungo anche questo, in questo discorso forse di coinvolgimento delle persone con reddito di cittadinanza, potrebbe essere anche questo, Presidente, un qualcosa da presentare al Comune se passa questa mozione. Sarebbe molto importante per noi, perché tanta gente cade con questi tognolini, veramente in maniera grande, esponenziale. Grazie. Grazie consigliera, non vedo prenotazioni in merito. Posso dire una cosa, Presidente? Scusi. Prego, prego, prego. Sì, vorrei ricordare a tutti il tema dei tognolini e tutto quello che compete alla sicurezza degli ipovedenti, non vedenti, eccetera, che è anche, c'è anche tutta la segnaletica LOGES, che è quella che abbiamo per esempio qui nei marciapiedi POR messa a terra ai tempi del rifacimento del tratto di via Molassana, dove ci sono stati posati sopra dei tognolini. Quindi c'è anche una certa ignoranza da parte di noi amministratori. Queste cose non dovrebbero succedere. E quindi i tognolini già non vanno bene, come giusto ha evidenziato la nostra consigliera Benassi, perché assolutamente sono pericolosi. Capisco il problema delle auto che parcheggiano selvaggiamente ovunque. Però c'è poi tutta... laddove si riesce a fare qualche cosa di serio, laddove abbiamo un sistema che potrebbe anche funzionare, seppur a brevi tratti, sia per gli attraversamenti che per i cambi di angolazione quando uno deve svoltare, sia per la vicinanza alle strisce pedonali, ci sono tutte queste segnalazioni a terra che col bastone si percepiscono, e purtroppo questo viene invalidato perché la pubblica amministrazione ci posa sopra i tognolini. Scusate, ma ci dobbiamo prendere anche noi le nostre responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie assessore. No, prego Inguglia. Grazie Presidente, io voglio ringraziare personalmente la nostra consigliera Benassi, la quale ancora una volta ha portato una mozione, anzi tre mozioni importanti che riguardano la qualità della vita, accentuando il discorso sulle fasce deboli.
Una delle cose più importanti che tutte le amministrazioni, compresa la nostra, deve puntare sicuramente alla sicurezza. Persone che hanno disabilità, quindi hanno sicuramente più problemi, devono essere da parte del, diciamo, da noi come competenza, però la competenza maggiore è le direttive che deve dare la giunta al comune e aiutare queste persone a migliorare la loro qualità della vita. Per quanto riguarda il discorso che faceva l'assessore Torretta, per quanto concerne la difficoltà dei parcheggi, quantomeno i parcheggi selvaggi, in sosta, eccetera, eccetera, fra le altre cose, oltre le motivazioni e le giuste considerazioni fatte nella mozione, è importante attivare la polizia municipale che faccia i debiti controlli, che già abbiamo una situazione problematica per tutte le motivazioni che sono state quantomeno concretizzate. Ci fosse un aiuto costante per demotivare, se noi andiamo inviamo una sana, non facciamo altro che vedere macchine addirittura sulle strisce pedonali posteggiate da ogni parte, e purtroppo mi coglie l'obbligo di dire che controlli da parte della polizia municipale o sono assenti o quasi assenti. Ok, grazie. Grazie consigliere Inguglia. Prego dottoressa Pietranera procedere per la votazione, grazie. Procedo con la votazione della mozione visibilità dissuasori di sosta e pali sui marciapiedi, Partito Democratico, che a Malmigenova va Bisagna insieme. Apicella Vincenzo. Balba Daniele. Favorevole, grazie. Enassi Claudia. Favorevole. O Roberta. Favorevole. Ra Teresa. Favorevole. Grazie. Ciglio Enrico. Deve aprire il microfono. Favorevole. Grazie. Davoglio Roberto. Favorevole. Delpino Lara. Favorevole. Isichella Rossella. Favorevole. Frassoni Alessandro. Favorevole. Grazie. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Favorevole. Grazie. Macri Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Nicolosi Rosaria. La richiamo. Pasquarella Emilio. Favorevole. Grazie. Passadore Lorenzo. Passadore Lorenzo. Pedemonte Dario. Pedemonte Dario. Pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Favorevole. Scarfogliero Cristina.
sempre non risponde. Soggiu Giuseppe. Soggiu Giuseppe. Favorevole. Grazie. Torretta Lucina. Favorevole. Richiamo. Apicella Vincenzo. Non risponde. Nicolosi Rosaria. Presidente, oggi purtroppo la connessione non sta funzionando bene, comunque mi scuso, è favorevole. Grazie Nicolosi. Passadore Lorenzo. Favorevole. Pedemonte Dario. Non risponde. Scarfogliero Cristina. Non risponde. Quindi la mozione viene votata favorevolmente all'unanimità dal Consiglio. Va bene, esclusione dei tre che non sono riusciti a rispondere. 16, 18, 20. Da 20 consiglieri. Dottoressa, scusi, dottoressa Pietranera Pedemonte. Sì. Sono rientrato in questo momento, volevo votare favorevole, l'ho scritto però non so se è stato possibile. Era 21 favorevoli e due non mi prego. Io perché ho perso connessione, sono rientrato con un altro apparecchio. No, però grazie consigliere Pedemonte, però non, nella chat non c'è scritto. Non infatti no, l'ho scritto con l'altro e chiedevo ora con questo altro numero se era, se no. Avevate ricevuto la chat e allora quindi intervengo, ho riaperto adesso con l'altro. E allora adesso abbiamo la mozione numero 9, però su questa dobbiamo usare i criteri che abbiamo usato anche in altre mozioni, il conteggio è finito e quindi la votazione. No, ma io l'ho ripetuto più volte, volevo dire che ero favorevole alla mozione della quella che ho quella no. Che ha letto Macri, ecco. Sì, grazie. Se andava bene, ecco, perché volevo dire che ero favorevole. Se mi avesse richiamato, che avevo perso un attimo la connessione. Dottoressa, mi ha sentito? Sì, ho sentito. Io grazie, le dico per correttezza, io ho richiamato tutti quelli che per ho male fatto non più avevano... possibile. Che non avevano ho cambiato risposto. Telefonino nel modo più veloce possibile, penso che comunque possa accettare la mia allora il mio voto. In altre situazioni è stato detto che una volta data diciamo la votazione finale, come dire, non è più previsto entrare. Può darsi che arrivi anche il favorevole dall'altro ora. Io posso provare avendo riscritto, però non so se... Quindi secondo... Sì, allora, secondo me, anche scritto chiediamo al direttore, chiediamo grazie. Al direttore. Sì, secondo penso me che non è perché possibile. L'ho ascoltata tutta, poi si è piantato proprio mentre mi chiamava. Quindi il tempo di cambiare il telefonino, sono qua comunque, ho seguito finora, non sono scappato. Se solo bloccato il telefono e mi faceva piacere votare favorevolmente alla mozione della consigliera Benassi. Grazie. Penso... D'altronde prego. Ha detto favorevole dopo un secondo, Presidente Davoglio, dopo un secondo. Sì, è un secondo, poi se... Non è questione di... Figuriamoci, ci mancherebbe altro, però noi dobbiamo... No, ma l'ho anche scritto dobbiamo... perché potrei testimoniare poi che c'è la... Sì, però... Allora, chiediamo al direttore quello che però bisogna fare... Perché vedo che si è sempre
stati, voglio dire, comprensivi, no, quando c'è questa modalità sincrona, sì, e comunque però, va bene allo stesso. Scusate, posso però... Era una cosa che mi faceva piacere tutto, certo, lì, cioè, proprio per la, il tipo della mozione, ma non voglio entrare in polemica, pazienza, Presidente, cosa vuole che le dica? Allora, è così, cioè, allora, ho difficoltà io. Sì, sì, ma no, ma voglio però essere un secondo chiaro sulla procedura, perché io capisco benissimo, consigliere Piedemonte, infatti io non discuto il fatto ma che... Io ho già ascoltato altre volte, però non ditemi così, perché anzi ho detto io stesso, ci mancherebbe se uno lo motiva che sia, voglio no, dire... Però posso parlare, perché se non posso parlare... Sì, chiudo. No, grazie. Allora, io ricordo, cioè questo lo dico perché sennò poi andiamo a creare delle situazioni che in situazioni, in mozioni magari non proprio così accomodanti come questa, possono generare delle difficoltà di interpretazione sulla votazione ingestibili. L'abbiamo vissuto in altre situazioni. Ora, io ricordo, e chiedo alla dottoressa Pietranera e alla dottoressa Maimone, semmai di adesso a questo punto qua, io ricordo che quando veniva si era presi come accordo, come diciamo accordo di gestione, quello di chiudere l'esito della votazione una volta che sia stato comunicato il numero dei votanti con i favorevoli, i contrari e gli eventuali astenuti. Ora, in questo caso io non ho letto bene i tempi di intervento del consigliere Piedemonte, chiedo alla dottoressa Maimone, partendo da questo principio che era stato condiviso da tutti, in base anche a degli eventi piuttosto tesi e burrascosi che ci sono capitati negli scorsi mesi. Quindi chiedo alla dottoressa Maimone che interpretazione dà e soprattutto quando si è inserito il consigliere Piedemonte per questa mozione. Ecco, grazie. Ma io... diciamo, confermo quello che dice il Presidente, cioè che avevamo dato, abbiamo definito questo criterio proprio a seguito di alcune discussioni su una situazione analoga. Quindi il criterio assunto è che una volta pronunciato l'esito della votazione non è più possibile alcuna modifica o integrazione. Su quando si è inserito il consigliere Piedemonte, io non so dire, cioè io ho sentito che l'ho sentito parlare successivamente alla comunicazione dell'esito della votazione. Non so se la dottoressa Pietranera vede in chat qualcosa di precedente alla comunicazione dell'esito. Io guardando in chat non vedo nulla. Quindi ragione, dottoressa Maimone, il favorevole è scritto sull'altra. Però proprio non riesco ad inviarvelo, perché ho provato anche, ho detto non mi sento, non lo scrivo, ma non mi ha inviato nemmeno lo scritto, comunque ce l'ho qua. Pazienza, però se non viene recepito prima della comunicazione dell'esito, non può essere preso in considerazione. Però Piedemonte, provi un secondo a scrivere qualcosa in chat in questo momento. Però adesso magari sì, perché è all'altro telefono. Favore, allora chat con tutti, scrivo anche qua, favorevole, lo invio, penso che arrivi perché mi dà che è arrivato, sì, sì, 16:38, sì. E io lì anzi prima ho scritto di me, perché quando ho capito che andava via la connessione, posso fare uno screenshot, ho scritto favorevole, non me lo spedisco. Allora su questo... Okay. Su questo telefono non ha problemi, quindi nella prossima mozione, esatto, dovesse andare. Esatto. Però è anche sull'altra che ho detto convintamente. No, infatti prendiamo atto del fatto che è favorevole alla mozione, ma non possiamo integrarlo nella votazione per quello che ci siamo detti prima, perché sennò andiamo a creare una situazione dove poi... Sì, allora mettetemi a verbale che io sono convintamente favorevole e che però per un problema tecnico, senza andare a disquisire, non mi date per buona la votazione. Grazie, chiedo questo, che sia messo a verbale sempre che ci sia la registrazione. Sì, la registrazione c'è comunque. Perfetto. Sì, a verbale metteremo che dichiara successivamente di essere
convintamente favorevole, ma per motivi di connessione non ha potuto partecipare al voto ed esprimere in tempo utile la sua, il suo voto. Perfetto, direi che va bene. Ok, allora grazie. Passiamo al punto 9. Mozione ausilio acustico sui mezzi di trasporto per ciechi e ipovedenti. Partito Democratico, chiamami Genova, Val Bisagno insieme. Prego consigliera Benassi, Macri che leggerà la mozione e poi lasciamo la parola alla Benassi per le integrazioni. Prego. Allora, mozione ausilio sui mezzi di trasporto per ciechi e ipovedenti. Premesso che il trasporto pubblico genovese è molto utilizzato dalla categoria di ipovedenti e ciechi per gli spostamenti quotidiani. Sul trasporto pubblico è presente un sistema di ausilio audio solo su parte della flotta di autobus, spesso non funzionanti, mentre non è presente sulla metropolitana. Considerato che a Genova ci sono circa 2200 tra non vedenti e ipovedenti e tantissimi anziani ultra 65 anni, la media europea è del 19% della popolazione, mentre Genova raggiunge il 29,8%. Che pur non essendo ipovedenti, certamente sono persone con minore capacità visiva legata all'invecchiamento. Tutto ciò premesso e considerato, si invitano il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi nei confronti della Giunta Comunale per farsi carico di implementare un adeguato sistema di ausilio audio sulla totalità dei mezzi pubblici, sia essi autobus che metropolitana, che indichi chiaramente e ripetutamente le fermate in avvicinamento. La presente mozione è sopportata dall'Associazione Retinopatia Pigmentosa Ligure e dall'Unione Italiana Ciechi e Istituto Davide Chiossone. Ok, grazie Macri. Ecco, vi aggiungo queste mie considerazioni. Allora, è molto strano e grave che non ci sia sul metro. Gli autobus, oramai sappiamo che abbiamo autobus ultra vecchi, tant'è vero che vedo praticamente un giorno sì, un giorno no, un autobus del 13 o il 14 che sono rotti e vengono aiutati da mezzi per essere trasportati via. E quindi sappiamo tutti però che c'è appunto all'orizzonte ci saranno nuovi bus elettrici e ne abbiamo parlato nell'ultima commissione che abbiamo fatto sui quattro assi di forza con l'assessore Campora, dove io, chi era presente se lo ricorderà, ho esposto anche il discorso che, dato che hanno detto che ci sarà una bella gabina che isolerà completamente l'autista dal resto del pullman per ovvie ragioni, perché sappiamo che anche questi autisti purtroppo ogni tanto vengono assaliti e quindi mi sembra più che giusto. Ho ricordato però che noi, se siamo alle fermate, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica che autobus aprire la porta e lì mi hanno detto che sicuramente qualcosa faranno. Ecco, e mi auguro che chiaramente su tutti gli autobus nuovi ci saranno queste voci, ci sarà questo audio che ci permetterà di capire in che fermata siamo. Ecco. Bene, vi ringrazio. Grazie. Non vedo interventi in prenotazione, quindi... Sì, volevo dire qualcosa io. Mi scusi consigliere, prego, prego. No, niente, che io ho lavorato per quasi 36 anni in MT e siamo stati un po' noi la voce dei non vedenti, insomma. E eravamo amici anche. Devo dire, gli ultimi anni, quando hanno messo questo ausilio qua, ad altri passeggeri dava quasi fastidio. Semplicemente questo volevo dire, che c'erano i passeggeri che dicevano di abbassare il volume, eccetera. Ecco, tutto lì è importante che lo sappiano le persone non vedenti, che purtroppo la gente è anche egoista, eccetera, eccetera. Ecco, volevo dire questo. Ecco, scusa Presidente, io confermo in risposta a quello che dice Macri, che trovo veramente che gli autisti di MT sono splendidi. Io vi dico, con me
sono gentilissimi sempre, lo devo ammettere. Ora che poi ci sia gente che non vuol sentire l'audio e che l'autista lo spenga, un po' mi dispiace, perché chiaramente tutti dovremmo essere sensibili ai problemi, diciamo, degli altri. Sì, Claudia, no, non è che spegnere non si poteva spegnere, c'era un livello minimo di volume che non potevi andare al di sotto. Come se non ci fosse. No, però non potevi andare al di sotto, comunque era abbastanza basso, però teoricamente si doveva sentire tutto quello lì. Poi dico, io poi sono uscito ad andare in pensione, insomma, e va bene così. Ok. Prego, Scalfogliero. Grazie, Macri. Ah, c'è la Scalfogliero allora? Scalfogliero in viaggio e dei momenti non prende il telefono, scusate. Ah, quello che l'ho detto. No, ma mi fa piacere. Allora, io volevo fare una domanda alla proponente. Parliamo dei mezzi che hanno già questo sistema, come diceva Macri, e quelli nuovi. Non penso che vogliamo sistemare tutti quelli vecchi, perché diventa, per quanto io posso essere d'accordo, diventa parecchio dispensioso. Noi sensibilizziamo chi deve poi operare. Vedranno loro poi dove possono, abbi pazienza, okay. Vedranno loro dove possono, perché è chiaro che se i quattro assi di forza ci saranno tra 10 anni, facciamo tanti di noi, facciamo in tempo a morire. Quindi io immagino che i tecnici, Scalfogliero, noi facciamo la segnalazione, tutti con grande forza. Poi saranno i tecnici, sarà chi di dovere a decidere su dove e come farli. Ecco, questo lo ribadisco. È chiaro che non ci sia sul metro, invece mi sorprende alla grande. Ho già premesso io che autobus ce ne sono una valanga da buttare via, che sono vecchissimi. Quindi auguriamoci che presto entrino i bus elettrici. Ok. Perfetto. Grazie consigliere. Allora, quindi a questo punto possiamo procedere con la votazione. C'è già un'espressione di voto da parte del consigliere Pedemonte, che vota in maniera favorevole. E prego, dottoressa Pietranera. Passo all'appello per la votazione della mozione ausilio acustico sui mezzi di trasporto per ciechi e ipovedenti del Partito Democratico, Chiamami Genova, Valbisagno Insieme. Apicella Vincenzo. Balba Daniele. Favorevole, grazie. Benassi Claudia. Favorevole. Bo Roberta. Favorevole. Ra Teresa. Favorevole. Giglio Enrico. Favorevole. Davoglio Roberto. Favorevole. Non si alza di più. Delpino Lara. Favorevole. Fisichella Rossella. Favorevole. Frassoni Alessandro. Frassoni Alessandro. Vedo che è impegnato in una telefonata, lo richiamo. Inguglia Giovanni Battista. Favorevole. Luca Grossi Claudio. Favorevole. Macri Giuseppe. Favorevole. Nicolosi Rosaria. Favorevole. Pasquarella Emilio. Favorevole. Favorevole. Passadore Lorenzo. Già uscito, l'aveva comunicato in chat. Pedemonte Dario. Favore,
Favorevole, dottoressa. Ad onor del vero, quello che ha detto il presidente, il favorevole in chat era quello di prima, perché si è adesso riconnesso l'altro apparecchio che avevo. Questo ad onor del vero, che avevo scritto favorevole, è partito probabilmente il favorevole sulla mozione numero 8, ma non è una polemica, è solo per... Grazie. Pirovano Mauro. Favorevole. Porrini Maurizio. Favorevole. Puppo Lorenzo. Favorevole. Scarfogliero Cristina. Favorevole. Soggiu Giuseppe. Favorevole. Grazie. Loretta Lucina. Favorevole. Grazie. Richiamo Apicella Vincenzo. Non risponde. Frassoni Alessandro. Favorevole, e mi scuso se non ho risposto, ma avevo la linea occupata da una telefonata. Bene, grazie. A questo punto tutti i consiglieri hanno votato. La mozione viene votata favorevolmente all'unanimità dal Consiglio. Grazie a tutti i colleghi, grazie di cuore da parte di tutte le mie associazioni di ciechi e ipovedenti. Grazie. L'ultimo che potessimo fare. 21 grazie. Consiglieri hanno votato. Confermato 21, sì. Grazie a tutti, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi possiamo chiudere la registrazione, si termina così il consiglio di giovedì 15 luglio 2021 e buona serata a tutti a questo punto. Buonasera.